Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Battlefleet Gothic Armada. Che cos'è Battlefleet Gothic Armada? Fondamentalmente è un gioco che è un incrocio tra un RTS e un wargame fatto con le navi di Warhammer 40.000. Allora, è un gioco ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, un universo piuttosto prolifico che comprende tra i suoi prodotti giochi di ruolo, libri, videogiochi, giochi di società, eccetera, eccetera, eccetera. Battlefleet Gothic Armada è l'ultimo nato tra i giochi dedicati a questo franchise e ci mette al comando di una flotta di astronavi e ci chiede di fare delle missioni in vari settori della galassia. Guideremo una nave imperiale e ci troveremo contro creature del caos, contro gli orchi, contro le razze classiche di Warhammer 40.000. La trama ci vedrà agli ordini dell'imperatore o almeno dei suoi rappresentanti e dovremo andare a evitare che una certa flotta del caos faccia quello che sta cercando di fare. Questo è un riassunto molto breve. Per farlo noi dovremo affrontare una serie di battaglie nello spazio in cui avremo il comando in tempo reale della nostra flotta, nave per nave, e potremo assegnare degli ordini alle navi e, in modo da attaccare o reagire agli attacchi degli avversari. Le navi si comporteranno come delle navi, quindi avranno posizionamento delle armi sulla loro struttura che costringeranno a delle manovre per allineare la nave nemica alle nostre bocche di fuoco, come capiterebbe in un gioco di battaglie navali con i pirati, tanto per capirci. E proprio alle battaglie navali si ispira questo gioco perché elimina completamente la tridimensionalità del combattimento spaziale e fa avvenire tutti gli scontri su un piano orizzontale, quindi ci troveremo sì nello spazio, ma in realtà potrebbe tranquillamente essere un mare. Questo gioco potrebbe essere preso, riambientato in una cosa dei pirati e avremmo lo stesso gioco con le stesse meccaniche più o meno. Anche forse non più o meno, c'è qualche meccanica che potrebbe cambiare, ma poca roba. Allora, la mia impressione generale di Battlefleet Gothic Armada è che sia un gioco estremamente piacevole e ben fatto, con dei difetti e con dei pregi abbastanza evidenti. Iniziamo dai pregi. Allora, sicuramente il pregio che salta subito all'occhio immediatamente è il fatto che l'ambientazione di Warhammer 40.000, un'ambientazione così vecchia e che in questo momento è anche oggetto di vari tipi di controversie, è comunque un'ambientazione molto vecchia e quindi molto ricca. Si vede da tutto quello che vediamo, dagli abbigliamenti, si vede dall'estetica di ogni nave, degli insediamenti, eccetera, eccetera. Quindi da vedere è estremamente piacevole. Il gioco rende questa atmosfera molto bene e la premia con una grafica assolutamente dignitosa, sia a livello di zoom normale, quello a cui giocheremo tutto il tempo, quindi piuttosto lontano dalle nostre navi, sia ad un livello di zoom avanzato, quando cercheremo di zoomare e vedere il combattimento delle nostre navi più da vicino. Per quanto questo sarà una cosa che capiterà molto raramente, perché tatticamente è comunque una cosa svantaggiosa. Il gioco presenta un sacco di opzioni, quindi i combattimenti, tutte le navi avranno un sacco di opzioni, un sacco di upgrade, tutta la nostra flotta potrà crescere anche di molto nel corso del gioco e noi potremo andare a influire sulle navi in vari tipi di modi, perché ogni nave avrà il suo albero dell'upgrade, avrà le sue skill e avrà la sua crew, il suo equipaggio. Tutte queste cose noi potremo farle avanzare separatamente grazie alla reputazione che ci faremo servendo l'imperatore e seguendo i dettami dell'imperatore. Dentro i combattimenti questo si trasforma in una serie di opzioni piuttosto interessanti da dover gestire, anche perché i combattimenti saranno, come ho detto, in tempo reale. Esisterà una funzione per rallentare il tempo, non fermarlo, quindi dovremo comunque anche a tempo rallentato sbrigarci a fare quello che dobbiamo fare, cioè a prendere le nostre decisioni.
anche perché alcune decisioni saranno degli ordini che avranno un effetto continuativo nel tempo, tipo attacca quella nave, allora la nostra astronave girerà, andrà verso quell'astronave, poi comincerà a spararle girandosi nel frattempo per mostrargli il fianco in maniera da utilizzare tutti i cannoni posizionati sul fianco. Altri invece saranno da fare in tempo reale, per esempio i lanci delle torpedini saranno da fare noi nel momento in cui vorremmo, calcolando la velocità del nemico, quale sarà la sua posizione, se la nostra nave è messa in un punto in cui effettivamente andrà a colpire qualcosa oppure no. Anche perché le torpedini, per fare un esempio, hanno l'effetto di poter colpire anche le nostre navi e quindi bisogna fare attenzione a non silurarci da soli. Le navi ovviamente, come in tutti questi tipi di giochi, hanno gli scudi, hanno la vita, gli scudi si rigenerano automaticamente, la vita assolutamente no, una volta portata la vita a zero la nave esploderà e dovremo ripararla se avremo vinto comunque la missione nonostante la perdita di qualche nave. In realtà c'è una meccanica che ho apprezzato molto, cioè che solo le navi più grosse, solo le navi più importanti devono essere riparate, mentre le navi meno importanti si ripareranno da sole, le corvette, le navi di scorta saranno semplicemente, si rigeneranno alla fine del combattimento. Direi che più o meno questa è l'overview delle cose positive che ci sono all'interno di questo gioco. Questo gioco ha anche qualche difetto, che però devo dire a priori è un sono dei difetti che influiscono tanto più quanto meno vi piace il genere, cioè il gioco non è un gioco fatto per chi non ha mai giocato un gioco di questo tipo, è un gioco fatto e pensato per giocatori di questo tipo di giochi, che secondo me in Battlefleet Gothic Armada possono trovare pane per i loro denti, perché le prime missioni sono piuttosto semplici, ma man mano ci saranno delle missioni che dovremo fare ben più di una volta per riuscire a portare a termine. Per esempio, la prima missione fuori dal tutorial, fuori dal prologo, è una missione in cui dobbiamo rubare dei piani facendo un abbordaggio, e fin qui tutto bene. La nave, come si sentirà in pericolo, cercherà di scappare, quindi noi dovremo cercare di temporizzarci giusto in maniera da pescare i piani prima che lei scappi. Il problema è che, uno, noi non potremo... e poi fuggire. Uno, non potremo fuggire prima di 3 minuti dall'inizio della battaglia, quindi... dovremmo anche fare in modo di non rubare i piani troppo presto, perché nel momento in cui avremo preso i piani tutte le navi che stiamo attaccando si gireranno e cercheranno di riprenderseli, e potranno riprenderseli anche loro con un abbordaggio. Mi è capitato in una missione, in un tentativo di fare questa missione, di rubare i piani in largo anticipo rispetto ai miei 3 minuti, dover resistere ancora tipo un minuto, poi allontanarmi, essere inseguito, ripreso, riabbordato, la nave si è ripresa i piani e poi è warpata via, facendomi peraltro fallire la missione. Fallire la missione non porta alla fine del gioco, ma ci porta a degli svantaggi, quindi le missioni che falliremo non influiranno positivamente sulla nostra reputazione, lasceranno conquistare dei sistemi ai nemici, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo problema che ha questo gioco, che è legato a quello che stavo dicendo prima, è che il primo problema, in realtà, perché la sua complessità non è un problema, è una scelta, il primo problema che ha è che le cose da ricordare sono veramente tante. Le opzioni di controllo della nostra nave sono veramente tante, avremo un sacco di attività che sarà possibile fare, abilità speciali che sarà possibile attivare, le abilità speciali andranno in cooldown non tutte assieme ma a gruppi, quindi se ho lanciato le torpedini non posso lanciare le torpedini di un altro tipo, ma posso lanciare un abbordaggio per esempio, e via discorrendo. Queste sono veramente un sacco di cose da dover ricordare per un non amante del genere, mentre per un amante del genere tutto fluirà in maniera logica e semplice, chi non è abituato a questo tipo di giochi troverà l'impatto con questo gioco veramente molto duro, soprattutto all'inizio. L'altra cosa che a me non è piaciuta, perché ma per mio gusto, anche questa è una scelta, non posso dire che sia una scelta sbagliata, posso dire che a me non piaccia, è questa cosa dello slow motion, del rallentamento del tempo. Onestamente preferisco, che capisco sia fatta per non rendere il gioco semplicemente uno strategico da fare con tutta la calma del mondo, quindi ti mette una certa pressione, io devo dire che non l'ho apprezzato tantissimo. Mi piace poter in questo tipo di giochi fermarmi e studiare la situazione e capire che diavolo sta succedendo. Anche perché la telecamera ci rema un po' contro, nel senso che la telecamera non è particolarmente efficace. Molto spesso dovremmo trovarci con le frecce e il mouse a dover cercare il punto di vista migliore per capire che diavolo sta succedendo tra tutte ste navi che si sparano cose a vicenda.
ultima cosa che mi sento di dire, che invece credo che sia un difetto globale del gioco e non personale, è che ho avuto l'impressione che molto spesso ci sia poco da fare, cioè che una volta impostata una strategia, attivata qualche abilità, fatto qualcosa, tra un'azione nostra e la nostra azione successiva passino svariati secondi in cui stiamo aspettando di vedere cosa succede, e cioè come le nostre azioni hanno avuto effetto sul campo di battaglia. Quindi ci troveremo molto spesso ad avere l'impressione che, forse anche sbagliata, ma è un'impressione che si ha giocandolo, che il gioco un po' si giochi da solo. Perché nel momento in cui lanciamo un inseguimento e attiviamo i booster per lanciare un inseguimento, per esempio, dovremmo aspettare che l'inseguimento abbia... che o noi raggiungiamo il nemico o noi non lo raggiungiamo. Fino a che questo non avviene, non potremo fare un fico secco. Ok? Nel complesso però è un gioco estremamente carino, devo dire che è un gioco piacevole, anche per me che non sono un amante del genere, non mi dispiaccio ma non sono un appassionato del genere, devo dire che l'ho apprezzato abbastanza e l'ho trovato interessante e lo giocherò volentieri. Questo gioco è in vendita a 40 euro su Steam ed è stato sviluppato da Tindalos Interactive, o Tindalos, non lo so. E direi che questo esaurisce un po' quello che ho da dire su questo gioco. Vi ricordo di mettere mi piace, di condividere il video se vi è piaciuto se vi piace quello che faccio, e di iscrivervi al canale se volete restare aggiornati su tutte le cose che facciamo. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Well done.